Arriva la nave! Arriva la nave! Arriva la nave! Ehi, ragazzo, ma dove vanno tutti? Arriva la nave corsara, la Siena, sta attraccando! Svelta, allora, andiamo! Ehi, senti, quanto è buona l'aria di casa! La mia vecchia non è in vista, fossi rimasto scapolo! Forza, ragazze, fatevi avanti! Ehi, bello! Vieni da me! Sembra che ci siano venute a ricevere tutte le donne di Londra. Non fatele aspettare, vi suono il tutti a terra! Fermi! Alto! Voi uomini restate dove siete. Il comandante Bart Paxton? Sono io. A Bart Paxton, comandante della Sirena, legno corsaro mandato in missione speciale da sua graziosa maestà Carlo II. La nave è dichiarata in quarantena. Nessun ufficiale o membro dell'equipaggio potrà lasciare la nave. Eccetto voi, signore. Abbiate la bontà di seguirmi. Ne posso fare a meno? No, signore. Una carrozza vi sta attendendo sul molo. Dopo 3 anni che sto a marcire sul ponte, non mi terranno a bordo stanotte. E neanche me. Che c'entra la quarantena? Non ci sono pestaggi a bordo. Io scendo lo stesso. Scendiamo. Scendete a terra qui e non risalite più. Ho l'impegno di obbedire agli ordini dell'ammiragliato. Ma comandante, sono 6 mesi che non vediamo una donna. Se non andiamo a terra noi, verranno a bordo loro. Là, Kiffe, sei troppo giovane per questi svaghi. Sarà meglio che tu venga con me. Dove, signore? Non lo so, pare sia un segreto delle giubbe rosse. Ordini, comandante? No. Il ragazzo viene con me. Ho bisogno di scorta in una lurida taverna? Un gentiluomo di vostra conoscenza vi sta aspettando dentro, comandante. Di qua, prego. Tu rimani qui, Keeper. Sì, comandante. Qua dentro, signore. Sir Francis Crawford. Bart, giovane ribaldo. Scusa questi sistemi da capa e spada per convocarti, ma quelli che devo darti non sono precisamente ordini ufficiali dell'ammiragliato. Io vi credevo sempre governatore a Madras. Sono a candire all'ammiragliato ora. Beh, siedi, Bart, siedi. Un po' di sherry? Bart, ho per te una missione nelle Indie Orientali. Qualcosa che farà apparire la nostra impresa di Madras un semplice gioco da ragazzi. Ne affondammo di galeoni spagnoli insieme. Sono finiti i tempi eroici dopo la pace con la Spagna. L'armistizio ha un po' commutato i problemi dell'Inghilterra, ma non li ha eliminati. Tu sai chi è Henry Morgan? Quel pirata assetato di sangue? Spero che non mi chiederete di unirmi a lui. No, di annientarlo. Morgan è tornato al suo vecchio amore, l'arrembaggio. Io voglio che lo sradichi dalla tortuga, che tu cancelli la sua flotta dai mari. Potrei provarci, se potessi avere alcuni dei miei vecchi ufficiali che erano con me quando ero nella Marina Regia. Dei gentiluomini? I pirati non si battono come gentiluomini. Non ci sono regole di guerra sul libro di Morgan. I 3 gentiluomini in questione affonderebbero il demonio. E allora prendili. Ho già dato ordini perché la tua nave venga rimessa in sesto. Kipper, saprai andare a questi 3 indirizzi? A occhi chiusi, comandante.
signore? Ladra! Ah! Oh! Sali, volpe, hai cani alle calcagna. Lasciami, cane, tu, signore! Grazie, signore. Vieni, la truffola, sulla forca ti mando. No! Un momento, sulla forca? Per aver rubato una borsa? È la legge. Prendeteli, lavorano insieme. Ti spacco dalla testa al cuore. Datemela, lo tronco! Vieni qua! Maledetto! M'ha fatto cadere con tutte le mie monete. Le tue monete? Roba trovata è roba mia. E poi chi fa lo schizzinoso? La legge che punisce i ladruncoli come te. Ladra io? Io sono un artista. Con due doti molto evidenti, direi. La mia nave. Ormai tu sei al sicuro. Ah, ti do un piccolo consiglio. Se intendi continuare con la tua carriera artistica, dovrai imparare a tenere le mani dentro le tue tasche. Me la caverò senza i tuoi consigli, marinaio. Non aver paura. La zingara m'ha detto che non penderò da nessuna forca, che non conoscerò mai la frusta, né sarò mandata nelle colonie. Perché sono intelligente. Ecco perché. Ehi! Il mio nome è Meg! E il tuo? Piacere d'averti conosciuto! Addio! Quei tre signori vi aspettano nel quadrato, comandante. Bravo! Keeper, di a Bonnet di sgombrare il ponte. Questa nave comincia a sembrare un'altra cosa. Sì, comandante. Ne vuoi un altro po', eh? Ehi, tu, vieni, non t'ho assaggiata ancora. Lasciami verso, puzzolente. Si invecchia, Bart. Qualche anno fa non ci saresti cascato. Percy, tutto fronzoli come la barca d'un ammiraglio. Non t'avrei riconosciuto. Nessuno ancora ti ha piantato addosso i grappini d'abbordaggio? Oh, io batto sempre in velocità anche le più scaltre. Lascia perdere noi, Bart. Perché sei tornato così presto? Ho bisogno dei vostri geni. Ho in mente una crociera che toglierà il fetore di terra dai vostri polmoni. Sempre che abbiate ancora il gusto dell'avventura. Scusa, Bart, ma sembra assurdo. Appena un anno fa il re dispensava onori a Harry Morgan. Sì, gli dette il cavalierato e un governatorato.
Un anno fa eravamo in guerra con la Spagna. L'Inghilterra non aveva flotta nelle Americhe. Gli spagnoli, sì. Avremmo potuto perdere quella guerra a 3.000 miglia da casa. Morgan era la sola nostra forza navale nel Mar dei Caraibi. Ah, così gli abbiamo pagato il disturbo. Ed ora è più potente che mai. Pensate che solamente uno su 10 dei nostri bastimenti riesce a sfuggire a Morgan in queste acque. 9 su 10, un bel introito per Morgan. Marinaio non mi possa vedere adesso. La nostra colonia di Giamaica muore di fame. Da mesi non c'è arrivata una sola nave. I legni di Morgan pattugliano queste acque come un branco di squali affamati, divorano tutto. E lui ha trasformato l'isola di Tortuga in un regno di bucanieri. Questa Tortuga è troppo forte per essere attaccata dalla flotta inglese? Se la flotta regia attaccasse Tortuga, l'Inghilterra si ritroverebbe ai ferri corti con la Spagna. Ma precisamente, Sir Francis, che si aspetta da noi? Che agendo per conto nostro, fuori legge, come corsari, portiamo viveri a Giamaica e distruggiamo Morgan. Questa vecchia nave e neanche 50 uomini per conquistare il regno dei pirati? E me lo dice il migliore capocannoniere della Marina Regia. Abbiamo già corso rischi altrettanto grossi e la Sirena sarà armata con nuovi cannoni e avremo polvere da buttar via. Insomma, è chiaro che è impossibile. Per tutti, eccetto noi. Se ci prendono, che succede? Se ci prendono, l'ammiragliato non toglierà per noi le castagne dal fuoco questa volta. E se ci riusciamo? Non ci sarà ricompensa che basti. Su questo ho la parola di Sir Francis Crawford in persona. Altre domande? Quando salpiamo, comandante? Con la prima marea. Oh, comandante, mi ha fatto paura. Ma comunque... Fuori dal mio letto. Alzati e alla svelta. Questi toni con me non vanno. Il verso giusto per prendermi non è mica questo. Chi ti ha invitato nella mia cabina? Da me mi sono invitata. Quel macellaio mi aspettava sul molo. Non vorrai che faccia di me carne da polpette, vero? Potrebbe darsi che non ci perdessi. Ma che pretendi da me? Non ti vado bene neanche adesso che sono così elegante. Io sono quello che sono e me ne vanto anche. Ci sono duchesse che sono assai peggio di me. E per questo ne convengo. Vestimi con seta, mettimi addosso un po' di gioielli e non mi distinguerai più da una vera lady. Beh, t'è cascata la lingua? Non passerei per una lady? Beh, sai, ci vuole più che la seta per fare una lady. Oh, e che cos'ha una lady che non ho io? Qualcosa nei suoi modi che obbliga un uomo a togliersi il cappello. Con tutta la seta del Katai tu resteresti quella che sei. Ordinaria? Diciamo, incolta. Senti, Vanesio spocchioso, io vedrò il giorno che tu ti toglierai il cappello davanti a me. Ah, tutto è possibile. Beh, nel frattempo, ecco mezza corona. Prendila e... Spurgo di sentina, stocca fisso a mollo, granchio marcio! Hai un vocabolario un po' colorito come duchessa da strada, però mi piaci così arrabbiata. Ah, sì? Allora ora ti innamorerai di me? Ah.
Se non va via subito, buttala fuori bordo. Va bene, signore. Oh, ma attento, la signora graffia. Signor, sì. Scaraventarmi fuori con mezza corona. Mezza corona. Incolta, dice lui. Oh, Meg. La tua vista scioglierebbe un lord? O forse un re? Di babordo carichi e pronti, tenente. Lascia perdere i gradi per questa crociera. Signor, sì. Rizza la buca numero 3, cannoniere. Non vedi? Quella miccia è troppo corta. Vuoi saltare? Percy. Hai un aspetto molto più marinaro del maestro di ballo che ho ingaggiato a Londra. Uno spruzzo di sale e mi sono ricresciute le pinne. Mi potresti dare un altro servente? Keeper? Comandante! Da una mano. Signor, sì. Dico, ci sta abbordando qualcuno per caso? È Pewee. Sta dando lezioni di scherma. È bravo. E adesso, signori, basta con le finezze. Non importa che vi dica come si usano queste, lo sapete, altrimenti non sareste su questa nave. Ma vi posso dire che i signori coi quali dovremo incontrarci nei prossimi giorni non hanno regole fisse in materia di corpo a corpo. E quando non vi sono regole, ve ne fate di vostre. Eccone un paio che possono esservi utili. Prova tu. No, 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 aspetta, no, un momento. Ora, calma e sangue freddo, eh? Reggi questo. Questa è la regola numero uno, non fidarsi di nessuno. Ora dammi quella sciabola. E questa è la regola numero due, non dar mai la schiena a chi che sia. Ricordatevi, prestissimo faremo sul serio, perciò su con la vita. Distanza 200. Sparate al comando. Fuoco! Come inizio non c'è male. Ora i pezzi di tribordo. Fatemi uscire! Fatemi uscire di qui! Fatemi uscire, cani! Aprite! Fatemi uscire! Voglio uscire! Aprite! Voglio uscire! Fatemi uscire di qui!
credevo che ci fosse una battaglia. Avanti, vieni su. Io ti avevo detto di scaricarla sul molo. Ma non c'era traccia di questo Sessa nella vostra cabina prima di salvare. Io non avevo nessuna voglia di partire su questo tegame, ma quel macellaio mi stava aspettando sul molo per sgozzarmi. Che fai con questo vestito? Non l'ho rubato! Era per farti vedere che posso essere una lady. Bene, carico tuo personale, Bart. Clandestina! Certo potresti lasciarla a mare con una barca, no? Potrebbe affogare. O peggio, non potrebbe. Ti butterei volentieri a mare, ma avveleneresti i pesci. Io avevo voglia di fare un viaggetto. Te la toglierai in 3 mesi. 3 mesi? Ehi, ma dove credete di portarmi, ramazze sporche? Sei in viaggio per le colonie, ragazza mia. Per le colonie? Farai i tuoi pasti con noi e dormirai. C'è una cala sotto la timoneria. Ci dormirai finché non ti sbarcherò in Giamaica. E io che cosa dovrei farci in Giamaica? Spremi il cervello di cui sei così fiera. E avrai più probabilità di scansare la corda del boia se farai meno sforzi per essere una lady. Rapitore di donne deboli e indifese. Accuccia! E restaci. Con piacere. E badate tu e la tua feccia di starmi al largo. Un'altra cosa. Lavati la faccia, lady. Coraggio, ridete, maledettissime iene! Che carico di merce pregiata! Sì, e più staremo in mare, più pregiata sembrerà. Per me. Chiunque osi aprire quella porta si procura una botte di guai. Ma devi ammettere, Bart, che quel guaio lì ha una caviglia ben tornita. Anche i nostri pezzi hanno una canna ben tornita, capocannoniere Percy. Chissà se le piacerebbe imparare il minuetto. Non hai fatto niente, sei entrata qui e noi... Tieniti lì. E voi, beccamorti, farete così ogni volta che mi alzo? È consuetudine. Quando si alza una signora, sedete, signori. Vuoi una coscetta di pollo, Colomba? Quando beve, regge il bicchiere così, con il mignolino alzato, così. Perdi il tuo tempo, capocannoniere. Ma no, invece fa progressi. Lui, neanche da un morso distinguerebbe una lady. Le lady non mordono. Questa sì! E tu hai i segni che lo provano! Sì.
fila ha vinto questa. Un'altra e ti vinco anche i pantaloni. Forza, anche voi soldi in tavola. 10 miei. Questi 5 scellini non me li paghi, cara. Mai visto tanta fortuna. Però una passata così non può durare. La faccio finire io. Ai vostri alloggi voi. Una lady non si trascina sui ponti giocando a dadi con la ciurma. Oh, cataplasma, guasta feste. Io ho giocato onesto. Sul serio, davvero. Una lady non va neanche in giro dando alla gente di cataplasma, guasta feste, polpi, fradici o spurghi di pogna. Ha detto che tu eri un re. È vero? Nella mia terra ero un re con 20.000 guerrieri ai miei ordini. Allora dimmi, come si fa a diventare una lady? Sì, sai, di quelle che vi ci scappellate. Forse non sono il re adatto a risponderti. I re e le lady non sono tutti uguali in tutti i posti. Beh, forse è vero. Beh, non mi trovi un po' migliorata come modi? I modi sono quelli che mostri di fuori, come gli abiti. Ma pensare agli altri prima che a se stessi, cercare di aiutarli, quello viene da dentro. Sì. E gli altri, per te, che cosa fanno mentre cerchi di aiutarli? Aiutano altri. Capisco. È una specie di scarica barili. No, 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 guarda, Meg, ancora non hai capito. Guarda, dammi qua il ventaglio, te lo rifaccio. Beh, prima di tutto, quando una lady vuole attirare l'attenzione di un gentiluomo, deve giocare di ventaglio, così. E poi camminare, così. Colpo di ventaglio. E poi colpo di ciglia. Così. Visto? Prova tu, eh? Ecco. No, 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 un momento. Guarda, non ci siamo. Ecco, devi girarti un po' così. Così. Ora stai col ventaglio qui. Ora agitalo. Brava. Così, così. Hai visto? Come impari presto. Grazie per queste cose che cerchi di insegnarmi. Ma devi stare così appiccicato! Cambia il ventaglio con lo scovolo, Pewee. Hai le esercitazioni di tiro. Ora! Continueremo la lezione sul cassero, stasera. Dunque, paloma mia, all'ultima lezione eravamo rimasti ai passi più intimi del minuetto. Andiamo, cara. Ci va con il minuetto? Come il prosciutto con i fichi, dolcissima. Questo è il fondersi delle nostre anime. Anime dei miei stivali! Tenente! C5.
minuti. Sono 9 mortai sul ponte di batteria che richiedono la tua attenzione più di costei. Costei? Non essere rude. Comando una nave da guerra, non una scuola di belle maniere. Signor, sì. Allora stasera sul cassero, mio sole. Quando ti ordinai di star lontano dalla mia gente, intendevo anche i miei ufficiali. Comandante, fai capire che sei geloso. Tempo perso, non sei cambiata, Mary. Ancora lady non sono, ma sono avanti. E fino ad ora che cosa hai imparato? Che al mondo c'è altra gente a cui pensare, oltre che a me stessa. Però la cosa deve essere reciproca. Tutti sulla nave hanno cercato di aiutarmi, tranne te. Non mi hai imparato niente. Non ti ho insegnato niente. Beh, è quello che ho detto. Insegnato, non imparato. Insegnato. Troverai un cambio di biancheria nella mia cabina. Grazie, Bart. Bella lady, delle navi, noi siamo i tuoi devoti schiavi. Sì, perfetta. Terribile. Per forza che sei sempre scapolo. Vedi. Stai cercando qualcuno, tenente? Stavo facendo un'ispezione. Ispezione al chiaro di luna. Ah. E il vino a che cosa ti serve? Per bagnare le polveri? Buonasera a voi, signori. Signori, considerato che Madame Igella ci ha traditi tutti, vogliamo affogare insieme il nostro dolore? Bene! Una nave! Che direzione? A triporto, comandante! Ed è bella grossa con 2 ordini di cannoni. Sarà della squadra di Morgan. Evviva, siamo fortunati. Entro un minuto ci avvisterà. I gabbieri, arriva! Tutti gli altri vadano ai posti assegnati e si tengano nascosti. Piovi! Agli ordini! Date il comando, poeta. Porta queste donne in coperta, subito! Ehi, Bart. Sappi che questo lo faccio solo per l'Inghilterra. Mercantile Levantino, ne ho visti a migliaia quando pettinavo il Mediterraneo con Morgan. Lenta e scassata, almeno a vederla. E governa come un barattolo. Guarda un po' che cos'ha per comandante. Oh, non dà certo l'impressione di essere un lupaccio di mare. Non sarebbe così lontano da casa se non fosse carico fino al bordo. Ora li alleggeriamo. Stringi il vento! Alza la nostra gloriosa bandiera! Facciamogli scendere il sangue ai piedi! Si avvicinano a tutta velocità. Ferri. Che accidente ho fatto!
Piero! Ragazze, continuiamo la promenade. Dai, dai, vai dentro, ti ho detto, vai dentro, fammi uscire! Voglio uscire, carogna! Srotola il tappeto rosso! Sarà rosso davvero. Grammel, vedi di perdere un po' il vento, che ci raggiungano. Siate scortesi. Sento barracuda della squadra di Sir Morgan. Non sventolatemi davanti quel coso. Arrendetevi o vi cogliamo a picco. Oddio, oddio, vi prego, pietà, signore, pietà. Io sono più il mansueto e sono un uomo pacifico e mi farai male. Questa medusa si mangia senza masticarla. Beh, noi abbiamo un carico pregiatissimo. Sete e spezie. Sete e spezie. E forse potremmo fare un accordo. Un accordo? Di che tipo, Piumino? Che tipo di accordo? Questo! Abbiamo buttato i loro pezzi a mare. È stato un vero peccato, però non c'era dove metterli. Mi piacerebbe tagliarti gli orecchi e mandarli in omaggio a Morgan, ma forse vorrai il privilegio di farlo da sé. Torna a bordo della tua nave. Vuoi mandarci a picco tutti? No, vi rimando a Tortuga. Vi restano abbastanza vele se non incontrate burrasche. E abbastanza viveri e acqua per non mangiarvi fra voi. E perché sei tanto generoso? Porta un messaggio a Morgan. Il re dell'oceano manda i suoi saluti al re di Tortuga. Digli che venderò il mio carico e il vostro sul mercato di Giamaica per un buon prezzo. E poi tornerò a farne un altro. Bonnet, suona al barracuda e torna sulla tua nave.
Bella pestata sulla coda di Morgan, eh? Ci assiste la fortuna, ma ci vorrà molto più di una mascherata per regolare Morgan. Su, uomini, sgombrate il ponte! Sembra un mercato di schiavi. Avanti, forza, ragazzi! Sgombriamo questo ponte! Avanti, fuori. Molto riguardoso da parte tua, comandante. Ma perché sono diventata una lady non significa che sia tanto delicata da rinchiudermi ogni volta che giocate ai pirati. Questi uomini non si sono feriti per gioco. Ma che è successo? Siamo stati attaccati da una nave di Morgan. L'hai fatto per proteggermi. Se smettessi di rimirarti e provassi a guardare oltre la tua immagine riflessa nello specchio, forse ti renderesti un po' utile per cambiare. Non sono cresciuta per la strada senza imparare a rappezzare una testa rotta. Perciò, se non ti dispiace, vi do una mano. Sarà apprezzato l'aiuto di una vera lady. Cepillo, sì, è proprio lui. Se ne torna a casa con la coda fra le gambe. Ho l'impressione che il Barracuda dovrà dare qualche piccola spiegazione a Morgan. Sullo schiavo, signore. Ti commuovi sempre per i bei muscoli, vero? Forza! Forza, forza! Ammazza, forza! Ammazza! Se vince, posso averlo? Ma chi? L'uomo o l'orso? Non hai ancora vinto, idiota! Forza! Dieci pezzi da otto a me, ragazzo. Questa è la famosa fortuna di Morgan. A quanto mi ha detto Dorigon, qualcuno ha rotto i denti al Barracuda. Uno sporco bastimento mercantile, la sirena. L'abbiamo abbordato e c'era sotto una trappola. Sì, proprio così, Sir Harry. Una ciurma di scatenati come noi, fratelli della costa. Erano nascosti e ci hanno assalito.
senza darci tempo di muoverci. Però vi hanno lasciati vivi perché poteste tornare a guaire qui a Tortuga con la coda fra le gambe? Sì, con un messaggio del comandante della Sirena. Il re dell'oceano dice di essere. Ha detto che prenderà il suo carico e il bottino che ha fatto con noi e lo venderà sulla piazza del mercato di Giamaica. Poi uscirà ancora per fare un altro carico. Harry, permetteremo a questo re dell'oceano di sfidarci, amor mio? Idioti scalzacani! Dovrei impiccarvi per aver fatto forzare il mio blocco da questo saltimbanco. Re dell'oceano, eh? Bene, vedremo quanto la terrà in testa questa corona. Potrebbe anche essere una delle navi di Morgan. No, la bandiera è inglese. Una nave inglese, è vero. E sembrerebbe anche bella carica. Come è passata attraverso il blocco? Lancia una cima di prua! Piglia questa cima! Presto con le altre cime! Pronti ad afferrare le cime, là! Animo con questi ormeggi! A prua e a poppa! Beh, a Giamaica sembrano contenti di vederci, Bart. Lo saranno di più quando vedranno la grazia di Dio che gli portiamo. Metti un po' più in forza quel cavo! Percy, io porto le polizze di carico a terra prima che questa buona gente ci assalti. Prendi tu il comando. Ruby? No, sto guardando. È bellissimo. Chissà quanto deve valere se lo tieni così da conto. Questo non ha prezzo. Era di mia madre. Sfuggì a quelli di Morgan quando abbordarono la nave su cui viaggiava lei. Tua madre riuscì a fuggire? Mia madre era sempre una bella donna. Morgan la rapì e la portò a Tortuga. Morì laggiù. Sono grandi dolori, è vero. Non passerà molto tempo che regolerò questo conto con Henry Morgan. I mercanti si spazientiscono, Bart! Vengo! Puoi tenere quella roba che indossi. Oh, io non potrei, davvero. Ma comunque... Sta lontana dai macellai armati di coltello. Con affetto a Lady Margaret. Per riaverlo dovrei corrermi dietro, comandante. Ehi, chi comanda questa nave? Io. Mi chiamo Randolph. Compro e vendo tutto, unico grossista in Giamaica. Sono Stevens, il sarto. Avete portato tappi? Sono il calzolaio, ho bisogno di cuoio. Io sono Hawkins, il fornaio. Avete portato la farina? Potrete disporre del carico appena avrò il placet della dogana. Ah, vi tolgo ogni pensiero. Compro tutto il carico in blocco. E pagherò la dogana di tasca mia. Di tasca nostra se poi dobbiamo venire a comprare da te. Concedeteci la trattativa diretta. Sì, per favore. Sì, frazionate il carico, non vendete in blocco. Troverete Giamaica quasi alla fame, grazie al governatore qui. È vostra quella nave? È la Sirena di Londra, sono il comandante Paxton. Percival Smythe Jones, mio secondo. Per servirvi, signore. E io, Sir Thomas Modifor, regio governatore di Giamaica. Comandante, la vostra è la prima nave che passa attraverso il blocco di Morgan dopo mesi. I nostri mercanti si rifiutano di far uscire le navi da questa rada. Per regalarle ai pirati? Sono più sicuro in porto, grazie. I pirati non vi hanno dato nessuna noia? Nessuna che non ci aspettassimo. Sembra che ne siate usciti senza un graffio. Con qualche morso, ma a Monbarsi il Barracuda ne è uscito molto peggio. Il comandante ha avuto più fortuna della vostra squadra, Sir Thomas. Le navi di Morgan ci attaccarono senza neanche darci il tempo di uscire dal porto. Hanno un'attiva catena di spionaggio qui a Giamaica.
Credevo che la politica inglese fosse di non occuparsi di Tortuga. I trattati avranno valore a Londra, signore, ma la mia politica non è quella di subire i pirati senza sparare un colpo. Ma torniamo agli affari. Se mi date quelle polizze di carico... Sir Thomas, come mercante io devo avere un margine, ma non commercio in miserie umane. Vi sarò grato se accetterete il compito di far sì che il mio carico sia equamente distribuito a prezzi onesti. Con piacere, ma... Non sbaglierete dividendo la merce secondo le necessità. Vi garantisco rapidità ed equità. E io vi garantisco che siete pazzo, comandante. Non appena avremo scaricato le merci, salperemo in cerca di qualche altro carico. Siete un coraggioso, comandante Paxton, generoso e audace. Purché regga la fortuna. Grazie, comandante. Grazie, Sandra. Buongiorno. Signori, io apprezzerò molto il vostro aiuto per dare una giusta stima alla merce del comandante Paxton. Certamente, signore. Bene, signore. Mi metto subito in contatto con l'ispettore della dogana. Sir Thomas, se non fosse per un difetto sareste un grande governatore. Voi vi fidate di tutti. Non vi sfiora la mente che questo Paxton possa essere un uomo di Morgan? Vi sembra ragionevole che una spia di Morgan arriverebbe a tanto per conquistarsi la nostra fiducia? Ragionevolissimo. Quando un'unica nave in un anno riesce a forzare il blocco di Morgan e il suo comandante non vede l'ora di riprendere il mare. Per cominciare io vorrei saperne di più su di lui prima di concedergli tanta fiducia. Buondì, Sir Thomas. Meg, ho sentito che ci lasci. Così mi ha detto il comandante. Ma che cosa farai sola a Giamaica? Non potrò riprendere la mia carriera artistica. Tieni, una sovrana, giusto per superare i primi scogli. E eccone un'altra. Una lady ha sempre denari nella borsa. Grazie, cari. Benvenuta a Giamaica, milady. Possiamo esservi utili? Beh, io cerco una locanda. Ma certo, Johnson una carrozza. Seguitemi, milady. Inizieremo la distribuzione delle merci domani di prima mattina. In fondo alla strada, vieni di là, presto! Aiutami a metterla sulla carrozza. Il dottore ha detto che può restare anche qualche ora così. Non occorre che vi tratteniate, Thomas. Resto io con lei. Grazie, Phoebe. È bella. Mi chiedo chi possa essere. Un po' di pazienza. Presto ce lo dirà lei stessa. Ho visto facce più giulive pendere dai capestri. È che... beh, manca qualcosa. Sì. Quella ragazza. La nave sembra vuota, senza di lei. È più tranquilla. È stato crudele, Bart.
lasciare quella povera creatura indifesa alla deriva in un porto sconosciuto. Non temete per me, quella se la cava sempre. Lasciatemi, lasciatemi! Riprende i sensi. Povera figliuola. Miss. Miss. Meg. Lady Margaret. Quel delinquente con quella botta! Tutto finito, Lady Margaret. Cercate di non pensarci, Lady Margaret. Siete al sicuro qui con noi. Sono Thomas Modifor, governatore di Giamaica. E questa è la vedova del mio cugino, Phoebe Weldon. Siete stata svenuta, ma il dottore dice che con un po' di riposo vi riprenderete. Ma... Come sono arrivata qui? Dopo. Ora dovete recuperare le forze. Cercate di dormire. Phoebe starà con voi. Siete molto buoni. E voi siete molto bella, Lady Margaret. Thomas? Da dove pensi che sia venuta? Non avevamo notizie dell'arrivo di una Lady Margaret. Ma ci sarà certamente una spiegazione semplicissima. Ha la mente confusa, è comprensibile, Phoebe. Il dottore ha detto che avrebbe potuto perdere un po' la memoria. Ora cercate di dormire, Lady Margaret. Sono Lady Margaret? Sì, così ci avete detto. Che magnifico pendaglio. È un gioiello di famiglia? Sì, apparteneva a mia madre. Deve essere molto cambiata, vero? Quando io la lasciai, furoreggiava il whist. Ho vinto ancora. Fanno 20 sterline che mi dovete, Sir Thomas. Il nostro dottore spera che, passate le conseguenze del colpo, voi vi ricorderete di tutto. Ma io non voglio. Non voglio ricordare niente di quello che è successo prima che venissi qui. Ne sono felice. Tocca a voi lanciare i dadi, Sir Thomas. Ma comunque, o forse preferite fare un giretto in giardino? Il re dell'oceano, pronti con i segnali? Se non fosse per gli ordini di Morgan, gli pianterei una bordata nello scafo. Se ora non risponde ai nostri segnali, la spaccheremo in due. Segnalano di seguirli, Bart. Sarà una trappola? Seguiamoli, signor capocannoniere. Seguiamoli, e così lo sapremo. Però tienili sotto tiro. Morgan, che abbiamo un monarca in visita. Bevete con loro, scherzateci, ma soprattutto state sempre ad orecchi ritti e ad occhi spalancati. Quando lasceremo Tortuga, dovremo poter segnare su questa mappa le formazioni, numero e postazioni dei cannoni, depositi munizioni, arsenali, i migliori punti di approdo e le vie d'accesso.
Tutto quello che serve sapere per invadere l'isola. E dovremo fissare tutto nella nostra memoria. È un compito alquanto improbo. No, se dividiamo la materia. Pewee ricorda le fortificazioni. Percy, le posizioni. Tu depositi munizioni e arsenali e io riterrò i punti d'approdo e le strade d'accesso. Auguri, signori. E ricordate, a Tortuga non siamo gentiluomini. Dell'oceano, eh? Non ci siamo mai visti? Sei mai stato imbarcato con me? Imbarcato con te? No, se non sei il re d'Inghilterra, l'ho servito per un po' e poi sono tornato a servire me stesso. Se fossi il re d'Inghilterra, tu non mi serviresti. Saresti mio socio. Sarei il tuo socio? Che schiatti se non ammiro la tua faccia di bronzo. Da questa parte, prego, maestà. Dopo di voi, maestà. È il comandante della Zuiderzee. Dice che il governatore olandese di Curaçao lo riscatterà. Te lo auguro per la tua salute. Perché o è il riscatto o è la corda. Morgan è sempre tenero con la gente di mare. Qui non abbiamo un mercato di schiavi bianchi. O per i carichi delle navi che prendiamo. C'è a Giamaica un buon mercato. E soltanto io ne ho la chiave. Fuori! Tutti fuori! Non i miei comandanti! Quelli resti! Dunque, Paxton, sei mio ospite da un'oretta e ho fatto del mio meglio per trattarti regalmente. Vero? Verissimo. Ci avete fatto addirittura un'accoglienza da sultani, ma non sono venuto qui in viaggio di piacere. No, io me l'aspettavo. O le mie fortezze vi avrebbero affondati nel porto. Saccheggiando la nave del Barracuda, feristi la mia borsa. Per non parlare del mio orgoglio. Portate a Sir Henry il nostro balsamo per il suo orgoglio. Dove li hai mandati? Sir Henry, credevo che ti fidassi di me. Oh, come della mia mano destra. E questo è il libro dei conti. Se vuoi abbassare un momento la pistola e dare un'occhiata qui. Su di lui, testaccia di legno! Ricevuto dal comandante Mombars. Un anello d'oro con rubini 90 sterline. 27 pezze di seta a 22 scellini. 100 barilotti di vino delle Canarie per le corna di Satana. Che è questo? Contabilità. Una lista completa di quello che ho ricevuto da voi e di ciò che ho portato a Giamaica. Meno una piccola percentuale per il mio disturbo, no? Ed ecco qui la tua metà del ricavato della vendita, maestà. In buona moneta inglese, vuoi contarle? Per le corna di Satana! Con tutta la merce che abbiamo stivata qui in Tortuga possiamo darti lavoro per i prossimi 10 anni. Socio! Beh, questa è l'ultima. Scoppieranno le stive. E anche i miei forzieri quando ritornerai, socio.
Ma non sa che poi ti scordi la strada di Tortuga, eh? Che? Per perdere gli altri carichi? No, Morgan. Io tengo troppo alla nostra società per farlo. Svelti con quelle imbarcazioni! Alla nave! Perché non mandi anche me per sorvegliarlo? Non mi porti mai in nessun posto. Come Morgan sarebbe? Non ti portai anche all'assedio di Panama. E togli gli occhi di dosso a Paxton o sono nervate. Su, a casa, di corsa! Ci sono mura a spesse due piedi in questo punto. Arsenale e deposito munizioni qui. E qui? Due batterie di 9 mortai. Signori, questo completa il meraviglioso quadro. Ora serve solo un esercito e una flotta. Speriamo di riuscire a convincere Sir Thomas a procurarceli. Stasera insisto per far precedere i piaceri agli affari, Paxton. Lady Margaret è la donna più affascinante e simpatica del mondo. Non è vero, Phoebe? Lo avete detto almeno una decina di volte, Sir Thomas, ma così deve comportarsi un uomo innamorato. Ditemi se sbaglio, amico mio. Ogni ora di separazione sembra accrescere la vostra bellezza. Comandante Paxton, Lady Margaret, mia futura consorte. Sono più che affascinato, folgorato. È così gentile da fingere di amare la nostra semplice vita di colonia dopo l'alta società londinese. Si ha l'impressione che voi già conosciate Lady Margaret. Ma certamente. Milady ha viaggiato a bordo della mia nave. Splendido. Potrete chiarirci il mistero che ancora offusca la mente di Lady Margaret. Ricevete un colpo alla testa da un malfattore e non riesce a ricordare il nome della sua casata. Casata? È Darcy. Lady Margaret Darcy. Ma sì, Darcy. Ricordo tutto adesso. Oh, grazie, comandante. Voi siete un salvagente. Questo ed altro per una lady. Non so dirvi quanto ha rallegrato questo mesto palazzo. E io sono incantato dalle nuove espressioni londinesi così pittoresche. Io direi piuttosto sorprendente. Ma non era ora di cena, Thomas. E sono certa che il comandante preferisce mangiare alle chiacchiere. Dopo cena vi prometto di abbandonare le signore e di dedicarmi completamente agli affari. Riunirò il consiglio coloniale qui, domani nel pomeriggio. Spero che siano pronti alla lotta come voi, signor. La vostra mappa dovrebbe riuscire a scuoterli. Darcy. Era il nome da ragazza di mia madre. Allora non mi tradirai, vero Bart? Ancora non ho deciso, Lady Margaret. Non l'ho rubato, l'ho preso nella speranza che tu mi corressi dietro. Ma lo usi per ingannare un gentiluomo. Non penserai seriamente di sposare Sir Thomas? E perché no? Non me lo ha chiesto nessun altro. È un bravo uomo, Meg. Meg è morta e seppellita. Ma non lo capisci questo? Io sono cambiata. Davvero? Piantala. Smetti, rompiscatole. Palla finita. Ora domandati un po' se ami Sir Thomas. Ehi!
scordi il tuo gioiello. Sono convinto, signori, che questa mappa è la chiave per distruggere la roccaforte di Morgan. Ma non sarei onesto se non vi dicessi che il prezzo può essere molto alto in uomini e in denaro. Prima che li rischiamo, una domanda, Sir Thomas. Come ha fatto il comandante Paxton ad avere una mappa di Tortuga quando nessuno l'ha vista nemmeno da lontano? Non può essere segretamente in buoni rapporti con Harry Morgan? Vi ricordo, signore, che il comandante è mio ospite sotto il mio tetto. Esisterebbe rifugio migliore di questo per una spia di Morgan? Non sappiamo niente di quest'uomo, né di dove ha preso il suo carico. E in verità non mi sento di escludere che stia spingendoci in una trappola. La vostra osservazione potrebbe essere giusta, signor Randolph, con una eccezione. Io so che il comandante ha già servito il re e la corona come corsaro. Io dico grattate la vernice di un corsaro e troverete un pirata. Quella di pirateria è una grave accusa, signore. Avete elementi per provarla? La pirateria non è una questione privata, Randolph. Se il comandante Paxton è reo di pirateria, io lo farò giudicare. E se la colpa gli verrà riconosciuta, io lo farò impiccare. Siete disposto a fare un'accusa formale? No. No, per ora. A me sembrerebbe che, se dobbiamo fidarci del comandante Paxton, dobbiamo fidarci anche del suo piano. E poiché qui non c'è nessuno che ne abbia uno migliore, io suggerisco di fornirgli i mezzi. Quali mezzi? Non si possono impiegare truppe senza infrangere il trattato con la Spagna. Giustissimo. Possiamo impiegare volontari. Datemi 300 uomini e le navi per trasportarli e io distruggerò la roccaforte di Morgan. Vi troverò i volontari per combattere Morgan. E il signor Randolph dovrà fornire le navi necessarie. Le requisisco in nome della corona. Che siano pronte a salpare per Tortuga domani mattina all'alba. Il mio voto resta contrario. Ma farò la mia parte, signori. Lady Margaret. State facendo attendere Sir Thomas. Grazie, Phoebe. Bombas! Sono qui! Siamo pronti. Segnala a tutte le navi della squadra. Salpare subito.
Ralph, resto qui. Lady Margaret, che cosa significa questo? Me ne ero già accorta che recitavate sempre peggio la parte di Lady. Le Lady non danzano in Giamaica? Non a piedi nudi. La vostra mascherata ha ingannato Sir Thomas, ma non me. Scommetto che glielo racconterete appena tornerà. Forse non sarà nemmeno necessario. La squadra non tornerà prima di 3 settimane, il che significa che avete tutto il tempo di fare fagotto e andarvene. Amate il cugino acquistato, è così che soffia il vento, eh? Se pensassi che foste veramente innamorata di Thomas, non alzerei un dito per impedire il vostro matrimonio. Ma ho osservato come guardate il comandante Paxton. Margaret, io so con chi è il vostro cuore. Sarete più felici seguendolo. Tanto poi me l'ho già stancata di fare la Lady. State tranquilla. Per forza non si fa neanche l'aceto. È tutto vostro, milady. Margaret. Di qualsiasi cosa abbiate bisogno. Reggie, tu prendi il comando della squadra. Tenetevi fuori dal tiro dei pezzi del porto. Il resto delle forze sbarca qui, sul lato sottovento dell'isola. Aprite il fuoco all'alba per coprire lo sbarco. Bene, fare fuoco all'alba. E da questo muro non ci avvisteranno? Io non credo, perché da questa parte dell'isola gli alberi sono così fitti da nascondervi praticamente finché sarete sotto il muro. E se è lecito, voi che farete nel frattempo, comandante? Farò saltare il deposito munizioni. L'esplosione sarà il segnale dell'attacco. E non avete bisogno di uomini? Ho più probabilità da solo. Gireremo i pezzi stanotte, Bonnet. Signor sì, li giriamo stanotte. Taimi, che nel gruppo di punta ci sia tutto l'equipaggio, va bene? Sì, signore. Gammel, i migliori coltelli stiano con me. Sì, signore. E i miei volontari copriranno le forze da sbarco. Come vi avevo detto, Morgan, il vostro sedicente re dell'oceano ha portato i suoi amici. Che sbarchino! Prima del segnale di barco. Forza, forza!
signore. È ora di svegliarli. Diamogli una bordata. Pezzi di tribordo! Fuoco! Ci hanno visto per ora. Non c'è anima viva sulle mura. Se c'è una cosa che odio è aspettare. Sir Thomas, ogni minuto che stiamo qui diminuisce la possibilità di sorprenderli. Io dico, attacchiamo adesso. Il vostro amico è arrivato, comandante Morgan. È passato per la porta di dietro. Va solo soletto verso l'arsenale. Come lo volete, vivo o morto? Beh, ho idea che il signor Randolph qui gli deve molti favori. Prendilo vivo. Merita un trattamento speciale. Benissimo, Sir Harry. Voi due, venite. E va bene, attacchiamo adesso. Randolph. Sì? Questa è la sorpresa del signor Paxton. Quel traditore ci ha spinto nella trappola di Morgan. Dio sa se non vi vorrei dare torto. Randolph! L'oceano che scappa dalle finestre come un volgare ladro. Dore con la biccia. Stanno decimando. Se quel deposito non salta, è finita. Non dovevo fidarmi del vostro Paxton. Un volontario in ricognizione. Agli ordini, signore. Bene. Passa, se puoi. No! Thank you.
perso per un momento, avevi avuto la fortuna in pugno. Sempre vivi. Sì, fianco a fianco. Ed è così che saranno impiccati. Due forche. Non è molto economico, visto che ne useranno soltanto una. Ti riconosco una virtù, Morgan. Non hai paura della corda. Non finirò mai sulle loro forche. Ho amici influenti. Molto più in alto che in questo governatorato da due soldi. La corona mi deve ancora qualche favore per servizi resi a Portobello e a Panama. E ho pareggiato i conti con te. Facendomi condannare, negando che Randolph era pagato da te. Beh, ho il demonio dalla mia, vedi. La farò in barba al boia. Non basta il demonio, Morgan. Ci vorrebbe un angelo per farci uscire di qui. Sapevo che avevate lasciato l'isola. Non l'isola, solo il palazzo del governatore. Ma in fondo è meglio così. Lady Margaret, Meg. Non ditelo. Non ero nata per fare la Lady Governatrice e forse nessun tipo di Lady. L'unica cosa vera di me, ecco, è questo. E non me lo ha lasciato mia madre. Perché siete tornata a dirmi questo? Non è stato facile. Ma voi eravate il solo uomo che mi ha creduto una Lady. Volevo lasciarvi quell'impressione. Ma la mia culla è stata una conca da bucato. E questa qui era della madre di Bart Paxton, che fu ammazzata da Morgan. Perciò, vedete, Bart aveva più ragione di combatterlo che di aiutarlo. Forse la voce del maggiore Fielding al processo era così alta che ha subissato la verità e la mia serenità di giudizio. Ordinerò una nuova inchiesta. Io me ne vado. Voi amate il comandante Paxton, è vero? Può darsi. Ma Meg, dove andrete? Come vivrete? Sono un artista. Me la caverò. Vi prego... Rendete questo al comandante Paxton. Addio, Sir Thomas. Giamaica perderà una gran signora. Su vostro consiglio ho fatto perquisire dal maggiore la casa di Randolph, dove ho trovato le prove sicure che era affiliato di Morgan. Il mio giudizio su di voi era stato affrettato. Il mio collo vi ringrazia per il ripensamento. Ma, Sir Thomas, come avete saputo di mia madre? Da una lady che mi ha chiesto di rendervi questo. Avevo avvertita io di stare alla larga dai macellai. Bart! Mia.